Buongiorno a tutti, sono Patrick Zanoni e oggi siamo a Bione San Faustino nella mia pizzeria, rock dal 1978, e oggi voglio presentarvi la mia pizza, che è fatta con un impasto indiretto, ovvero con una biga a lievito di birra più l'aggiunta del mio lievito madre. E questa pizza la andiamo poi a farcire con una fonduta al bagos, una tartare di fassona, dei germogli di rucola e delle scagliette di tartufo. Per fare la biga utilizziamo una farina di tipo 1 alla quale andiamo ad aggiungere il lievito e il 44% di acqua. L'acqua a una temperatura fresca, perché è importante uscire dalla macchina a una temperatura di 18-20 gradi. Si comincia mettendo la farina nella macchina, si aggiunge tutta l'acqua e il lievito, si fa girare la macchina per 2-3 minuti e dopo si toglie questo impasto grezzo, viene messo in una bacinella coperta con pellicola forata e si mette a maturare a una temperatura di 18-20 gradi per circa 14-16 ore. Il secondo step della nostra ricetta prevede di fare un fermo macchina dove andiamo a mettere la farina e l'80% della nostra acqua. Anche in questo caso andiamo a metterla in macchina e la facciamo girare per 2-3 minuti, fermiamo l'impasto e lo lasciamo riposare una trentina di minuti. Una volta passati i nostri 30 minuti del nostro fermo macchina, ripartiamo. Andiamo ad aggiungere la nostra biga, che ora è arrivata a maturazione, e partiamo col nostro impasto. Quindi mettiamo ancora un goccino d'acqua e facciamo ripartire la macchina. Una volta che si sarà formata la nostra maglia glutinica, andremo ad aggiungere il sale ed infine l'olio, andando anche in seconda velocità. Passate le nostre 24 ore in frigorifero, più 2 a temperatura ambiente, andiamo a prendere il nostro impasto che andremo a stendere in questi padellini che abbiamo precedentemente unto. Andiamo a stendere la nostra pallina in modo delicato, poter mantenere l'aria presente nell'impasto. Andiamo a inserire nel nostro stampino, che ci serve per lasciarla riposare e lievitare per altre 2 ore. Passate le nostre 2 ore, con l'aiuto di una forchetta andiamo a creare dei piccoli fori per evitare delle spiacevoli bolle e possiamo procedere con la cottura. La cottura avviene nel forno a legna, lo teniamo a una temperatura di circa 300-340 gradi. Andiamo a tagliare la nostra pizza in 8 spicchi. Gli ingredienti per farcire la nostra pizza sono una fonduta al bagos, che andremo a fare con panna fresca, formaggio bagos grattugiato e del tuorlo d'uovo. Poi abbiamo una tartare di fassona che andiamo a tagliare al coltello e aromatizzare con dell'olio del Garda DOP, del pepe, sale, una puntina di limone e del polvere di cappero. Poi abbiamo del tartufo che andiamo a scagliare sopra la pizza e delle germogliette di rucola. Andiamo a preparare la nostra tartare di fassona, andiamo a tagliarla a listarelle. Andiamo a condire la nostra tartare con dell'olio d'oliva, una spruzzata di limone, poi andiamo a mettere del sale Maldon, un po' di polvere di cappero, che aiuta a dare ancora più sapore e gusto, e del pepe. In questo caso abbiamo scelto un pepe del Malabar, pepe abbastanza piccante. Eccoci. Accendiamo la nostra piastra induzione e andiamo a versare la nostra panna fresca, formaggio bagos. Andiamo a cercare di scioglierlo. Il formaggio bagos è un formaggio molto saporito, di conseguenza non andiamo a esagerare con le dosi, perché è già sufficiente per andare a insaporire la nostra panna. Andiamo ora a incorporare il nostro tuorlo d'uovo, e anche in questo caso dobbiamo stare attenti a non far cuocere l'uovo, quindi siamo veramente quasi al minimo della nostra piastra. Ora andremo a farcire la nostra pizza, la nostra fonduta al bagos. Nella parte centrale ci piace andare a dare il richiamo della farcitura. Andiamo a mettere ora la nostra tartare di fassona. La
andremo ora a mettere dei germoglietti di rucola. Dopo andiamo a mettere del tartufo nero. E chiudiamo con un filo di olio extravergine del Garda. E così abbiamo concluso la nostra ricetta. Ecco a voi la nostra pizza con fonduta al bagos, tartare di fassona, germogli di rucola e tartufo.